Benvenuti a Compila, quindi va. Eccoci. Buonasera. Buonasera a tutti. Vedete, ho messo la cam più allargata. C'è un po', forse un po' troppa luce, eh? Vediamo se c'è un... Vado a fare un attimo un'operazione, un test. Faccio un test di luminosità, ok, così. Perfetto, adesso direi che ci siamo. Proviamo la luce dietro. Alexa, accendi luce cucina. Che meraviglia. Proviamo tutti i dispositivi tecnologici. Come la va? Vediamo se c'è gente in chat, non lo so, però tanto sono appena collegato e quindi la musica non si sente più, si sente qualcosa? No, si sente, forse dovrebbe sentirsi. Non è troppo alta, ma nel caso poi vado a abbassarla. La domotica. Ciao Silvietta, benvenuta, non ce la posso fare questa settimana, sono completamente come se fossi ubriaco senza aver bevuto, no, è colpa della palestra in realtà, quindi sera mi hanno fatto fare delle cosiddette wall ball, cioè palla al muro, tirata su di 9 kg e... Diciamo che ho accusato molto il colpo, quindi stasera potrei avere delle grosse difficoltà a fare live coding, ma è strano che io non sento la musica, però c'è, vedo anche la barrettina che si muove, quindi stasera live anticipata al mercoledì perché c'è, domani sera vado a fare una cena e quindi... Volevo anticipare in modo da non saltare comunque la live, perché insomma, almeno una volta a settimana. Poi dobbiamo andare avanti col nostro progettino. Infatti stavo facendo un po' di prove mentre aspettavo che il conto alla rovescia. Il conto alla rovescia mi serve per prepararmi psicologicamente, quindi... E quindi stavo facendo un po' di prove. Adesso ne faccio una... Ok, questo ok, fatta la prova. Che ovviamente non ho mai il tempo di come dire provare quello che poi andremo a fare e quindi come dire un pochino provo qualcosa prima della live e poi mi diverto in live. No, niente di che, stasera l'obiettivo della serata, l'altra volta c'eravamo, in realtà la live scorsa era tutta dedicata a problematiche di, sono un po' sempre un po' buio qui, dovrei dopo provo ad andare a recuperare un'altra luce che avevo, cioè c'ho una luce qui però effettivamente mi sta, dovrei riuscire a orientarla in modo che non mi rimbalzi sulla testa, anche perché poi fa riflesso e quindi e mi lascia in penombra, quindi non è proprio il massimo. Ok, proviamo così. Sembra la luna quando il sole cambia sull'orizzonte. Ok, alla fine la lascio com'era, che è sempre stata così, che tanto va bene, tanto io non sono importante, quindi... No, dicevo, la live scorsa è stata dedicata tutta a problemi tecnici perché era sparita la cam, poi avevo avviato un programma con cui la cam si vedeva, quindi la cam andava, e so che catturando la cam c'era la CPU che esplodeva perché a forza di catturare il programma da un lato, tenerlo monitorato e dall'altro, come dire, il programma che riceveva in alta risoluzione la cam eccetera, era un disastro, e quindi ho detto vabbè, lasciamo tanto la visuale allargata, per cui non ci sono particolari problemi. Non c'è neanche il gatto che dorme qui dietro perché
oggi, essendo arrivato un pacco Amazon, quando apro il pacco e lo svuoto, lui glielo butto e lui ci vola dentro e ci dorme più o meno. Ci gioca, ci dorme, ci passa la vita finché non lo butto via, finché non è talmente sgualcito che però a quel punto ne arriva un altro magari, e quindi si riparte da capo, sempre così. Ma a parte parlare di gatti, quindi l'obiettivo, quello che eravamo riusciti a fare era una routine che andava a cercarsi dei file di progetto Delphi, in questo caso, quindi file di Projei come estensione che noi utilizziamo in Delphi, che sono dei file che sono codificati in XML secondo uno standard che si chiama MSBuild, e il fatto che sia in XML ci dà la possibilità di andare a estrarre delle informazioni all'interno. Quindi la prova che volevo un po' fare era, come dire, intanto esplorare un po' questi file MSBuild, cosa contengono e cosa si riesce più o meno a sapere di questi, come dire, di queste applicazioni in un certo senso, e di questi file, per vedere se magari ci può essere qualcosa di utile, che ne so, capire quali sono le piattaforme che sono supportate, eccetera, il nome del progetto, il titolo, la tipologia o cose di questo tipo, quale linguaggio, vabbè, in questo caso il linguaggio è fisso, però andare, diciamo che la cosa poi in realtà ha scopo dimostrativo, nel senso che l'importante è riuscire ad aprire il file e, aprendo il file in lettura, andare, per così dire, a catturare quello che c'è all'interno e a vedere, insomma, un po' che informazioni ci sono e cosa si può tirare fuori da quello. Ciao Muzio, ben arrivato. Come va? Stasera abbiamo spostato un attimo il giorno, ma io da sempre purtroppo avvisi tardivi, neanche tanto, perché poi lunedì, no, martedì mattina, non mi ricordo quando è che ho scritto. Però domani sarà una giornata impegnativa, perché avrò un corso, dovrò fare durante il giorno un corso su Node per un cliente, quindi sarà abbastanza impegnativo, più che altro per la platea, quindi di giovincelli che quindi hanno un po' di difficoltà, per cui ci arriverà un po' tutto il, come dire, dovrò cercare di ricorrere a tutti i possibili esempi più semplici che mi vengono in mente per creare, diciamo, il clima più giocoso e più, come dire, interessante possibile, altrimenti mi perdono l'attenzione, quindi non so, cercherò di vedere un po' di escamotage, quindi. E usando JavaScript, usando Node, già c'è una difficoltà in più, perché il linguaggio ha le sue particolarità, per cui vedremo come andrà. Quindi domani e venerdì sono impegnato in questa cosa, poi vabbè, la sera sono a cena, quindi mi rilasserò se tutto va bene, e vediamo. Stasera mi rilasso in live e quindi così, niente. Allora, io direi, visto che magari stasera siamo in pochi o in meno, perché poi bisogna vedere anche in quanti, come dire, cerco a volte anche un po' di cambiare giorno, perché magari qualcuno il giovedì è impegnato, ci può seguire qualche live. Tanto sul canale YouTube ci sono poi sempre tutti i replay, ma si vedono anche i più recenti, rimangono anche qui, e qualcuno direi che li guarda, netto del Fidei, qualcuno mi ha detto segui le tue live, così, e a quel punto io dico scrivetemi, ditemi qualcosa, così almeno lo so, datemi un feedback, così. Però ho visto, perché quando avevo messo qualche live dove quelle paio di volte che ho giocato, per dire, quelli ne ha viste praticamente nessuno, mentre le altre live sono un po' più, vedo che ci sono un po' più contatti, quindi magari ovviamente c'è più interesse, ma ci sta, io le lascio aperte, quindi non vado al momento alla caccia di abbonati, quindi siamo tranquillissimi, perché insomma le facciamo un po' come. L'altro giorno, tra l'altro, ho salutato live Patrick, non so se si dice Pré-Martin, penso di sì, perché è francese, che è un barcadiero MVP francese, che anche lui è qui su Twitch, stava facendo un player MP3, quindi ciao Sandro, ho visto apparire, il mio cervello ha
ha fatto un set time out appunto di JavaScript, poi dopo non è rientrato l'evento e dopo stavo per farmi sfuggire la cosa dice? Ah sì, cioè, che streama, quindi a parte il canale di Embarcadero che va in live ogni tanto quando c'è un qualche evento da proporre, anche se io fossi in Embarcadero prenderei uno e lo metterei lì tutti i giorni. Ti dico, tu adesso tutti i giorni studi, sviluppi su Delphi 24 su 24, questo canale deve essere sempre attivo. Io farei questo, però vabbè, come dire, non si può pretendere tutto dalla vita, però sì, dovrebbero sfruttarlo un pochino di più. Quello di Visual Studio vedo che è un po' più, ogni giorno ci sono un po' qualcosina, magari una demo, qualcosina, cioè... Lì effettivamente è vero che il canale non è calcatissimo, è sempre una nicchia, però non lo so, sono quelle cose che io le vedo talmente basso costo e resa, almeno ci sei. E l'ultima volta che abbiamo fatto il ride, mi ricordo la settimana scorsa, cercava Delphi, viene fuori l'azienda che fa un prodotto che si chiama Delphi, che non c'entra nulla, e viene fuori una città, l'oracolo, viene fuori il monumento, poi cercando Wikipedia è una pagina vecchissima, cioè la pagina aggiornata, però c'è uno screenshot di Delphi, Delphi 1, vuol dire mettete uno screenshot aggiornato su questa cavolo di pagina, perché l'ho seguito qualche volta ma non so la mettina di presenti che fa, ma diciamo che io non capisco la lingua, quindi ovviamente la cosa sarà reciproca, qualcuno magari ogni tanto è passato qui a salutare, però giustamente non usando l'inglese, usando il francese o l'italiano, ci capiamo quel pochino. Infatti quando sono passato a salutare ho capito quando mi ha salutato, perché ovviamente ha usato il... però ci sta, almeno ci vorrebbe in ogni paese, Stati Uniti, Brasile, poi soprattutto è strano che ne seguo su Instagram, come si chiama, Kiviam mi sembra, se non sbaglio il nome, una ragazza, come si chiama, Aquasoft mi sembra si chiami la loro azienda, che ha fatto anche lo speech su Alexa, la conferenza di Embarcadero brasiliana, dove ci sono in 600 persone schierate con le cuffie a sentire, c'è la descrizione che ci ha fatto Marco Cantù e Delphi Daily, come gestiscono quella conferenza, e loro, cioè, fanno un po' di storia anche su Instagram, fanno delle cose carine. Effettivamente mi ritrovo a non rilanciarle spesso, però essendo che anche loro, quindi, scelgono il brasiliano, è molto difficile per certi versi, come dire, capire, cioè vedo quello che fanno, però se lo rilanciassi dice vabbè, non capisco cosa sta succedendo, perché io vedo quello che fanno, conosco il tool, e quindi è un peccato. Però vabbè, facessero comunque qualche live su Twitch, avremmo quantomeno un po' di persone, magari si stimola anche gli altri paesi, insomma, un po' in tutte le lingue, avere un po' di divulgazione. Però capisco che quando arrivi alla sera, cioè, non è che ce ne sia una... Cioè, io lo faccio perché ne approfitto per impararmi qualcosa, però è portoghese, sì, giusto, ho detto spagnolo, no? Cos'è, brasiliano, non so. E quindi il brasiliano, sì. Vabbè, ci volete fare. Delphi lo conosco, la geografia non, e le lingue non sono il mio, parto un po' di inglese, ma... E quindi, vabbè, lo stesso vale per i podcast, lo stesso vale... Perché ti dicono, ma seguo il tuo canale Twitch, però io fossi in te sarei più... Seguo il tuo podcast, però fossi più... Io dico sempre, ragazzi, io non sono la persona che deve fare queste live... Perché non sono così bravo come altre persone, cioè un intrattenimento o cose di questo tipo. Quindi alla fine, cioè, io le butto lì come idee, a volte provo a coinvolgere qualcuno, quantomeno per essere in due, però faccio un po' fatica a trovare interessati, e più o meno spero sempre di influenzare chi è capace, in modo che, cioè, inizi. E magari sono io che collaboro con lui, perché questo magari è più bravo a parlare, a fare, insomma, un po' di cose, a intrattenere, c'ha una voce meno noiosa della mia, per dire. Quindi
però io non so fare queste cose, alla fine però mi lasciano così cucciolino. Dico va bene, finché dura, finché riusciamo a farle, cioè che fino ad oggi siamo andati abbastanza bene, quindi continuiamo. Abbiamo su YouTube c'è più di una settantina di live, quindi al netto di una decina che erano su Python e qualche live extra su cose diciamo correlate, per il resto sono una buona. Ultimamente mi risultano molto comode, perché quando sento anche qualcuno che dice ma Delphi cresce sempre, io dico guarda, vai su YouTube, vedi che ci sono non so quante ore di live, ma ce ne sono, facciamo una media, prendiamo 60 live, più o meno a 2 ore l'una, cioè sono discreto numero di ore dove abbiamo fatto di tutto e di più, con la UCL, con FireMonkey, con Schia, il 3D, il tethering, schermi grandi, schermi piccoli, cellulari, però insomma, a volte abbiamo avuto qualche problemino, quello è vero, con l'IDE, però attualmente l'unica live in cui si è verificato un buco abbastanza madornale è quando ho fatto quell'applicazioncina con Visual Studio, Windows Form, per cambiare le fatture, dove ho salvato a un certo punto, chiudo e riapro la form, non c'è più niente, quindi con l'ultima versione di Visual Studio, per cui l'unica cosa strana si è verificata con Visual Studio, che non vuol dire che Delphi non abbia problemi, però cioè, da lì a dire è inutilizzabile, insomma, quello non è assolutamente vero, e cioè quello sta lì a dimostrarlo, non ci sono tagli, non c'è montaggio, la live è lì, poi è chiaro, insomma, come tutti gli ambienti, insomma, i problemi, questo ci mancherebbe, diciamo che le critiche vanno bene, l'esagerare è un po' un, come dire, un piangersi un po' addosso, nel senso che a volte dipende anche da quali plugin ci si carica, quanto sono fatti bene, quindi insomma c'è un po' di... Le cose sono un po' più complesse e comunque non esiste solo per gestire cose legacy, ma abbiamo fatto applicazioni di tutti i tipi, giochini, applicazioni da usare in live, con deformazioni di immagine, abbiamo Primer 10, prendo un progetto anche lungo, lo sviluppo per intero, si potrebbe pensare al progetto OpenSUSE e fare proprio come lui in collaborazione ovviamente con la community. Beh, allora, io in realtà molto spesso, ad esempio l'ultima cosa che ho messo su GitHub, che poi ho fatto vedere anche al Delphi Day, che si è parlato di Chaos Engineering, non so se hanno messo il materiale, uno zip o qualcosa, vabbè che poi l'ho messo su GitHub e adesso ci dovrò mettere mano a questa libreria. Parte di quella libreria è stata fatta in live, i pattern di retry, il circuit breaker l'avevamo fatto in live, avevamo fatto diciamo dei pezzi, quindi non era proprio un progetto open source. Sì, diciamo che vedo tanti coder che fanno, come dire, questo tipo di cosa, cioè, a me non dispiacerebbe, però mi sembra sempre una cosa che può diventare più noiosa, perché mettiamo che qualcuno non è interessato proprio a quella libreria, a quel frangente, magari dice vabbè, quando avrai finito verrò a seguire la live, invece portare ogni settimana qualcosa di diverso sarebbe meno impegnativo, però il concetto qual è? Che magari uno si mette lì, deve fare delle pensate, deve fare delle ricerche, è vero che farlo assieme è molto più leggero, però cioè, ci sarebbero tanti tempi morti, e quindi è una cosa che potrei prendere in considerazione magari in un periodo dove sono un pochino, come dire, scarichino, e magari voglio appunto portare avanti un po' di questi progetti open source, perché tra i client Prometheus mi ha scritto anche in privato, mettiamo la privacy, quindi non è italiano, ma quindi non penso guarderà queste live, ma uno sviluppatore di un'azienda abbastanza grossa che ha intenzione di usare quel client Prometheus per un'applicazione tra l'altro di multithreading spinto, e mi ha chiesto se funzionava, gli ho detto guarda, io ho usato il T-Monitor, ho usato delle cose per il multithreading, quindi teoricamente dovrebbe andare, anche perché ho usato in applicazioni web di solito ogni richiesta al suo thread, quindi dovrebbe essere protetto, ho detto però se hai occasione di provarlo dammi un feedback, così me lo dici tu se avrai mai problemi o se avrai mai
Io un po' l'ho testato con i memory leak e direi che non ce ne sono, da quello che ho potuto vedere, che c'è il report alla fine nella chiusura, e ho protetto le risorse, però effettivamente non l'ho mai testato su un multithread spinto. E quindi mai, da quello che vedo e che dici, cioè, che senso? Boh. No, l'idea ci potrebbe stare, quindi si potrebbe fare l'una e l'altra cosa, anche perché per me sarebbe meno faticoso, nel senso che, anzi, sicuramente è un modo, in realtà su alcune live, alcune cose che volevo rendere open source le ho fatte qui, però ad esempio anche una parte del client Prometheus, ad esempio il plugin, il middleware per ORS, l'abbiamo fatto in diretta live, poi dopo io l'ho ritoccato, l'ho sistemato, non è esattamente quello che abbiamo fatto in live, però perché andare in live, se devo programmare e fare qualcosa ok, intendo si beh, lì si parla ad esempio, non so, magari nel mese di agosto, perché il mio problema attuale sono un po' i corsi, che nel mese di agosto ce ne dovrebbe essere qualcuno in meno perché sono tutti in ferie, quindi io non sarò in ferie, però essendo che lo sono gli altri, mi sarebbe piaciuto, come dire, un po' rifare un sito aziendale, sistemare un po' il mio, vedere un po' di cose, cercare un po' di, come dire, lavorare anche su framework web. E mi sarebbe piaciuto, come scrivevo a questa persona in privato, appunto, implementare le metriche che mancano, e quindi in realtà qualche progettino, qualche cosa live l'ho fatta, però sempre cercando di creare il prototipo, quindi, come dire, facendo vedere dei ragionamenti, quindi lavorandoci un po' assieme, e poi quella cosa lì, diciamo, un po' sistemata, trasformarla, come è stato per il middleware di ORS, una parte del client e altre cose di Prometheus, quei pattern, retry pattern, circuit breaker, che sono diventati un piccolo framework che è ancora da rifinire, perché non è assolutamente da sistemare, però alla fine sono partiti da qua, quindi un progetto open source da zero potrebbe essere interessante, però sì, cioè, diciamo che si ragiona molto, c'è molti tempi morti, e quindi potrebbe essere un'idea, magari se avrò la possibilità di dedicarmi un po' a quel tipo di progetto, tipo un pomeriggio o qualcosa del genere, perché il discorso è anche che ci sono delle aziende che hanno delle figure dove grosso modo riescono a ritagliarsi il tempo durante la giornata proprio per sviluppare questo genere di progetti. Io generalmente, avendo delle commesse, cioè pochissimo anche questo mese, tra il mese e il prossimo, escluso di 2 settimane di ferie, perché inizio luglio sarò in ferie, quindi, e non farò probabilmente live, se ne farò una la faccio dalla spiaggia perché, o davanti al cocktail, perché ci sta, e quindi magari la pianifico. Adesso non sarebbe male provare a fare un po' la bestia social, quindi, come si chiamano, fare la live IRL, quindi in real life, perché c'è in game e in real life, quindi questa, fare qualcosa dal mare, però c'ho una mezza giornata a disposizione, per il resto è tutto dedicato a clienti, quindi, però altre aziende invece si gestiscono un po' in modo diverso, hanno un po' più tempo, hanno una figura dedicata. Tra l'altro volevo raccontare che sabato sono stato all'ex Web Marketing Festival, perché mantiene la sigla WMF, ma è stata ritrasformata in We Make Future, che è la fiera di Rimini, inizialmente improntata sul marketing, ma che adesso sta un po', come dire, rubando e allargando le cose anche all'ambito del coding, intelligenza artificiale. C'ho qualche foto, non l'ho ancora scaricata, però io mi sono letteralmente imbucato nell'area coding. Ringrazio ancora Edo, che era il moderatore, così, per l'opportunità, perché c'è stato ho perso il talk al mattino su JavaScript, anzi su JavaScript multithreading, ma purtroppo era ancora in autostrada, e quindi aiuto, scusate. Però il pomeriggio è stato interessante, c'è stato qualcosina su TypeScript, c'è stata una presentazione
Mi è venuto in mente perché proprio si è parlato sabato in questo talk che ha fatto appunto Edo, che poi magari mi mando il link del podcast, che ha un podcast, adesso lo forse riesco a trovarlo anche da qui, non lo so, però aspetta, l'ho mandato oggi a chi mi aveva accompagnato, perché così che me l'aveva chiesto, forse riesco a trovare il link direttamente da WhatsApp. Allora, Edoardo Dusi, così gli faccio anche un po' di pubblicità, ma direi che ciao Vision, scusa se non, voilà, questo è il canale incollato in chat di Edoardo Dusi, Edo di Sparfabric, che ha un questo è il canale, c'è cioè anche un podcast sia su questo canale che su Spotify. In realtà sono stato ospite anche sul mio canale, cioè abbiamo fatto una chiacchierata quando c'è la Gilda dei programmatori, che è una chiacchierata in più persone tra sviluppatori, ma proprio della serie. E c'è il podcast della sua azienda Sparkfabric, che è Continuous Delivery. E questo invece è il suo, dove tra l'altro ogni mattina, quasi tutti i giorni, non tutti, ma quasi tutti, quindi molto costante, lo invidio, perché io col podcast di Delphi esco una volta all'anno e infatti e parlo di cose, diciamo, su questo podcast in generale, notizie tecnologiche, quindi abbastanza è bravo, perché ecco, questa è una persona che riesce a tenere l'attenzione attiva, quindi lo invidio anche per questo. E ha fatto un bel talk sulla figura del developer relation engineer, cioè di una figura nuova che le aziende che fanno sviluppo ma che non hanno come clienti finali gente che fa sviluppo, cioè magari clienti, cioè business to business, però magari hanno clienti che non fanno sviluppo ma che, cioè che non sono sviluppatori ma che al loro interno hanno sviluppatori. C'è questa nuova branca di marketing, poi alla fine, perché ci parla poi di marketing in questo caso, dove comunque l'azienda espone dettagli, esperienze, qualcosa direttamente dal reparto sviluppo. Perché? Perché quando vende un prodotto, comunque dall'altra parte, anche se il cliente non è uno sviluppatore software, magari chiede agli sviluppatori software di fare una valutazione. Quindi se tu sei rivenditore di servizi cloud, lo rivendi a un'azienda che magari non sviluppa, non fa sviluppo software per terzi, ma sentivo un rumore, era la musica, ma magari all'interno degli sviluppatori, e quindi quelli sono in grado di dare un feedback. E questa è una figura nuova, perché spesso, come dire, gli sviluppatori sono un mercato diverso, e comunque stimolare la conoscenza dell'azienda dal punto di vista della branca dello sviluppo contribuisce anche un po' a renderla più visibile. Quindi parlavo di tutte queste cose, è interessante, perché comunque quelle aziende che hanno, diciamo, chi ha la fortuna di lavorare in aziende che hanno questa vision, quantomeno esiste questa figura del DevRel, cioè di chi fa sostanzialmente lo sviluppatore ma non sviluppa, ma grosso modo partecipa alle conferenze, fa i talk, fa della formazione, fa dei podcast, fa, diciamo, divulgazioni in generale, con l'obiettivo di spiegare ad altri anche come si usano tecnologie che magari sono le stesse che si usano in aziende, e quindi fa vedere che la propria experience è elevata. E quindi uno potrebbe dire, se io acquisto i prodotti sviluppati da voi per il mio business, in qualità di sviluppatore li vedo bene, posso suggerire alla mia azienda un acquisto su quelli che sono questi prodotti, che magari non sono per gli sviluppatori, però so come lavorano gli sviluppatori, perché c'è un output di questo tipo. Ecco, chiaramente essere pagato per fare questa cosa qui da molto tempo sulle live, cioè io facendola la sera, quindi il discorso di portare avanti i progetti open source è una bella idea. Il problema è sempre, verrebbe fatto di sera prevalentemente, e in un paio d'ore si fatica ad andare avanti magari su qualcosa di organico, si farebbero dei passettini. E rischio di fare un po' tante live su mono argomenti, e magari qualcuno poi
dopo un po' si stanca magari, e invece magari c'è chi predilige il fatto che si portino cose correlate, però alla fine si vada un pochino a magari a volte a farle coincidere, come quello che stiamo poi cercando di fare adesso. Cioè abbiamo fatto un'esplorazione di file su disco, tiriamo fuori delle informazioni da questi file, la prossima volta proveremo a creare un plugin per l'IDE che faccia questa ricerca di file e questa estrazione, e quindi completiamo un po' il giro. Poi chiaramente se ci viene fuori una bella cosina, io ripasso sul codice, correggo qualche bug, lo rendo un pochino più bellino per non fare delle figure barbine, e quindi, e poi magari può diventare un prodotto open source. Quindi grosso modo ci è capitato già di fare questo percorso. Chiaro che non è proprio un dire mi metto lì e facciamo, come dire, il pull nel due ore sviluppo, poi alla fine commit e ci vediamo la prossima volta. Quindi, però potrebbe essere una cosa che magari, se tipo il mese d'agosto qualcuno non è in vacanza, magari un pomeriggio mi metto lì, se devo farlo potrebbe essere interessante. Sì, c'è il discorso che farlo anche assieme, se poi a volte tipo cambi fascia oraria, cioè effettivamente un po' di gente, a volte ci sono gli interessati, a volte c'è chi passa per caso, giustamente saluta, chiede, e quindi ci sta che gli dai un po' di feedback, e questo ovviamente rallenta la produttività sul progetto. E quindi sì, ci sono un po' di, forse mi faccio troppe seghe, però bisognerebbe magari provare, basta, perché effettivamente poi, come dire, il canale cioè si può usare come si vuole, e quindi si potrebbe sperimentare tranquillamente. Queste sono tutte valutazioni a monte che ho fatto per dire vabbè di cosa parliamo, e non avrei, diciamo, il problema ogni settimana di dovermi inventare qualcosa magari anticipatamente, potrei farmi un bel, perché inizio anno ho provato a fare un calendario editoriale, sono arrivato, ho fatto un mese, poi quando il mese è finito ho fatto il giorno dopo, poi sono sempre andato giorno per giorno, alla fine mi sono ritrovato a non c'ho purtroppo tutto il tempo che vorrei, quindi è già un pochino diventa impegnativo. Ma finendo di parlare di minchiate, iniziare a scrivere un po' di codice, così magari ci mettiamo a fare qualcosa. È alta la musica o perché io sento un brusio? Io la sento come brusio, però vedo la barrettina che va su e giù. Se è alta ditemi qualcosa, se spicca troppo sulla voce, anche perché non urlo, magari tra un po' la gente va a nanna, e quindi io mi farei questa bella cosina qui. Adesso mi sposto di schermata, così il gatto dorme nel suo cestello, quindi non ci disturba. Vado nella mitica schermata dove si vede lo screen, la cam. Ok, tanto mi bevo un goccio d'acqua e poi mi recupero il progetto Finder che abbiamo fatto la volta scorsa, dove abbiamo usato il mitico, la control list. Anche la volta scorsa è stata funesta, tra il microfono che non andava, la cam, poi c'è stato il problema di che problema c'era, il problema del, sono un po' nei piedi però in quella posizione qui della camera. Adesso mi dovrei provare a spostare dove ero, che forse è il posto dove dà un po' meno fastidio, magari. Yeah. Forse sono anche un po' troppo grande, ma come schermata, perché qui ci sono i file di progetto, quindi è meglio vederli. E sì, poi dopo c'era, avevo sbagliato l'evento della control list e non capivo il perché, ci è voluto 2 ore per mettere in piedi quella procedura, però vabbè, cose che capitano. Bevo un goccio d'acqua, stasera andiamo a avventurarci nell'XML. XML è una cosa che in Delphi esiste dal 97, cioè proprio da quando è una delle classiche
supporti pionieristici che però a volte, come dire, non... Find the core, quindi qui avevamo tirato fuori tutti i filettini, ok, il file finder, file entry, ok, avevamo tutte le nostre info, ci andrei ad aggiungere, però magari in privato, una class function che tiri fuori un po' di informazioni dai nostri file. In realtà me ne basterebbe una, perché una volta che ho capito come aprire il file, come tirare fuori le info, come dire, tutte quelle che potrebbero farci comodo non... questo che diavolo fa? Non sono un problema, quindi non siamo abbastanza tranquilli. La cosa che volevo cercare in giro era se su msbuild in sé come formato, che ho paura che adesso tra l'altro vada, si confonda con understanding the project file, perché diciamo che i file di progetto di Delphi sono basati su msbuild, che è uno standard, quindi il compilatore è stato integrato con msbuild tanti anni fa, cioè non può essere solo invocato direttamente da DCC, Delphi Code Compiler, direttamente da righe di comando, ma usa msbuild perché msbuild può essere integrato in una pipeline e quindi reso automatizzabile, quindi per esigenze di continuous delivery e cose di questo tipo. Quindi qui abbiamo dei CS Project, VB Project, noi abbiamo un Delphi Project. Cerchiamo un Delphi Project. Beh, potrei guardare quello di questo progetto. Tanto è uno come un altro. Dov'è? Che non lo vedo qua. Show in Explorer. Quindi questo file Delphi Project. Potrei provare ad aprirlo. Perfetto, caro restricted mode, non mi interessa, dovrei farglielo formattare come XML. Allora facciamo una cosa, adesso lo faccio un bel save as, lo metto qui in temp e invece che di project lo chiamo XML, così cos'è MSB? Si usa con C Sharp? Ciao, benvenuto. Anzi, non è la prima volta che passi, o sì, non mi ricordo. MSBuild in realtà è il tool, ad esempio se usi Visual Studio, quando tu fai la build di un progetto, parte il compilatore di C Sharp, se hai usato C Sharp, che si integra con MSBuild, cioè è una tecnologia, diciamo, di compilazione che accetta diversi plugin che integrano, ciao, infatti ho salutato in maniera strana, ma scusatemi, sono un po' fuso, che chiaramente basandosi sul contenuto dei file ti invoca il compilatore e quindi ti va a creare eseguibile, in poche parole. Quindi diciamo che alla fine viene chiamato questo tool, gli viene detto qual è il compilatore reale da utilizzare, però questo è quello che fa l'ingaggio, è quello che fa project tool version. Qui c'è lo schema, questo ad esempio qui non c'è scritto tool version ma c'è solo lo schema in questo file, quindi l'obiettivo qual è? Capire qualche informazione standard, quindi trovare un po', capire che informazioni possiamo trovare qui dentro, così da vedere se qualcosa, ad esempio nel caso di Delphi abbiamo la VCL, abbiamo il project version 19.5, quindi questo ci dice probabilmente qualche informazione, un GUID univoco, aiuto, di qui c'è
qui ci sono le informazioni, cioè MSBuild quando parte legge questo file si aspetta di trovarci le informazioni che permettano poi di andare a chiamare il compilatore. Quindi qui c'è, sono i package, ci sono, sono poi alla fine dei grand property group con delle proprietà di descrizione del progetto. Ma diciamo che qui dentro c'è tutto e questa è una buona cosa. Project extension, ecco, forse addirittura qui c'è un Borland ancora qua dentro. Personality, punto 12. Project type application, c'è il main source. Sì, ci sono varie informazioni sul, sul progetto, però che variano da progetto a progetto. Questo file è enorme. C'è della roba addirittura per Android. Ma io ho fatto un FireMonkey, no, ho fatto un progetto VCL, no? Mi sembra. Aggiungi platform. Windows 32, 64 bit, sì, quindi visto che Sans vuoi di Beraver, io ho provato a fare informatica ma vorrei lavorare subito. Cosa mi consigliate per trovare lavoro nel tuo campo e formarmi da autodidatta? Formarsi da autodidatta bisogna iniziare a recuperare dei libri e quindi dipende. Iniziare a lavorare subito, ti dice, ho provato a fare informatica, è un po' generico, nel senso che nel senso l'hai fatta a scuola, oppure vorrei capire se è fattibile trovare lavoro e fare carriera senza laurea. Diciamo che io non sono laureato, quindi penso di sì, anche se chiaramente il percorso di studi che ti dà una laurea ti rende molto più completo, questo senz'altro, soprattutto su un indirizzo informatico, però questo tipo di cose le può fare tranquillamente chiunque. Diciamo che bisogna anche un po' vedere qual è la tua età, nel senso che se sei un, se hai 20 anni hai tutto il tempo necessario per apprendere, e quindi da autodidatta è un pochino dura, sì, perché chiaramente su un sito industriale, indirizzo informatico, ho fatto l'informatica, beh, con 23 anni, che sei abbastanza giovane. Diciamo che dipende intanto che cosa vuoi andare a fare, perché chiaramente le discipline sono tante. Cioè io sviluppo per il web, sì, però cioè, generalmente mi piace la programmazione generale, quindi conosco molti linguaggi, per cui il web è solo uno di questi da questo punto di vista. Però c'è un'esperienza, io sono un boomer, quindi come dire, non ho un diploma, però come dire, da più o meno da quando avevo 18 anni sono sul pezzo, e quindi full stack web developer dovresti scegliere, non so, un a proposito di full stack, quale stack adottare. Beh, ecco, se già sviluppi comunque videogiochi con Unity, conosci già sicuramente C Sharp o cose di questo tipo. Su web development puoi fare applicazioni ASP.NET e Web API. In locale potresti vederti un Angular, un React, un Vue, quello è un framework che preferisci. Oppure, se vuoi prevenire i tempi, perché visto che sta un po' prendendo piede, anche Blazor è una possibile alternativa, perché se conosci già C Sharp, con Blazor fai delle applicazioni web sia lato server sia lato client. Quindi chiaro che puoi studiarsi un linguaggio, non è una cosa così complicata fare applicazioni semplici. Le offerte sono tutte per PHP? Beh, dipende da dove guardi le offerte. Io, cioè, qui stiamo sviluppando in Delphi, che forse è quello che ha meno richieste di sul mercato del lavoro, anche se poi attenzione che alcune aziende magari danno dei linguaggi di preferenza, poi anche se ne conosci un altro, cioè se a te non piace, come dire, lavorare in PHP è un altro discorso, però magari se invece non ti dispiace, anche se conosci C Sharp, PHP lo puoi usare, quindi però sì, bisogna iniziare a fare un po' di esperienza. Tu che lavori in questo campo, quanto si guadagna? Dipende, perché diciamo che non c'è da aspettarsi cifre stratosferiche, però
il sequenzato mi piace di più che fare un sì, PHP non piace neanche a me, diciamo che fare un multilivello probabilmente è meno come dire, preferisco fare lo sviluppatore, ecco, prendere meno, non farmi abbagliare da, in un certo senso dipende anche da come ti vendi e quali sono le tue capacità, quindi se l'obiettivo chiaramente è acquisire una certa seniority, una volta che hai la seniority, se ti specializzi bene, poi ovviamente diciamo come mestiere visto un po' manovalanza, quindi non c'è una gran cultura del valore effettivamente che gli sviluppatori bravi possono avere o non avere. In certi contesti si preferisce magari spendere un po' meno e accantonare qualcuno per magari prendere quella stessa cifra, due persone che però da junior dovendo imparare tanto lavoro, tanto studio, poco guadagno, specialmente al sud. Quindi cioè, la visione ottimistica di... No, è vero, tanto ci vuole la passione, perché comunque se non è una cosa che ti appassiona, farla per 8 ore al giorno e anche di più, è una cosa che non fai. Quindi e farlo per sbarcare il lunario sono problemi, come dire, per te e anche per i colleghi. Laureati e non, non so se fanno differenza sulle attribuzioni, però chiaramente la preferenza va ai laureati, nel senso che molte annunci di lavoro magari le chiedono una laurea. Io sono sempre dell'idea che nel momento in cui uno fa una selezione comunque decente, se una persona che ha un certo, cioè dimostra di avere certe conoscenze o anche banalmente alcune conoscenze di base e voglia di imparare, come dire, magari è un requisito su cui si può soprassedere. Quindi se studi, ad esempio, potrebbe essere utile non so, aprirti un profilo su GitHub, crearti magari qualche progettino open source, lo metti di sopra. Quindi però secondo me, almeno io sono della filosofia che io filosoficamente penso che chiunque possa fare questo tipo di mestiere, uomo, donna, giovane, anziano, se ha un pochino di forma mentis, purché gli piaccia farlo. Ecco, quella fine, se gli piace farlo, gli piace studiare, gli piace apprendere, ha un po' di curiosità, una volta viste alcune cose, altre cose sono solo espresse in modo diverso, sono ricorrenti, se ci si riesce a costruire una certa, diciamo, solidità dal punto di vista di esperienza, di casi vissuti, di progetti portati avanti, eccetera, sia per una gestione, per poter dare delle stime corrette di tempistiche, io non sono in grado neanche oggi, quindi figuriamoci. Deve anche piacere un sacco nel contesto in cui a volte deve piacere al punto che piace anche quando ti fanno fare qualcosa che non vorresti fare. Quindi cioè io, come dire, non sono un amante del PHP, però se mi dicessero adesso c'è da fare questo in PHP, mi metto lì e cioè la vedo come sfida, cioè comunque è sempre un caso, conoscere un linguaggio nuovo, un framework nuovo, a parte che ho visto anche qui su Twitch, c'è un altro Twitcher, non so, un streamer che fa applicazioni in... scrive PHP, scrive con dei framework, scrive codice per molto bene, molto leggibile, che io apprezzo un sacco, quindi vuol dire che anche da un certo punto di vista la ricerca di cose fatte un po' bene non è una questione del linguaggio, ma c'è anche un po' di bravura. Quindi faccio fatica ad essere costante, beh, quello insomma è un... cioè se fai il cuoco c'hai quelle 2 ore di punta dove devi dare tutto, poi puoi abbassare il ritmo e poi se sei un'azienda con... diciamo parecchie urgenze, essere costanti 8 ore obiettivamente è difficile, quindi ci può stare. Se non mi posso smettere, c'è una certa stabilità economica, quello purtroppo è una domanda dove la risposta implicherebbe il... cioè se non lo chiedesse un amico, io che so come è fatto, lo conosco, posso dire... stai parlando di Skip New Buy? Esatto. Infatti ho detto, sicuramente qualcuno me lo suggerirà in chat, perché non mi veniva in mente il nome, ma che ogni tanto gioco, ogni tanto fa live in PHP, e una volta aveva fatto qualche raid così e ho seguito qualche live, cioè diciamo che
scrive, secondo me, cioè scrive codice molto bene, poi sono convinto che se usasse qualunque altro linguaggio scriverebbe bene anche in quel caso, perché cioè, si vede proprio la forma mentis, diciamo, un po' la cura nello stendere, come dire, il codice, come se dovesse leggerlo un assassino che ti vive a fianco, e quindi glielo scrivi bene perché capisca. Ah, poi chiaramente il linguaggio ha avuto una sua evoluzione, diciamo che preferisco altre sintassi, però, come dire, non avendo mai lavorato, non conosco l'ambiente, le attribuzioni, diciamo che molte cose, come dicevo prima, vanno un po' sul personale, quindi da questo punto di vista, se hai già una professione, io la terrei, però magari potresti fare una valutazione del tipo, vedere se puoi da quel mestiere, da esperienze o da qualcuno che potrebbe essere interessato a un software, provare nel tempo che ti rimane, diciamo così dire, a sviluppargli qualcosa e a creare qualcosa per vedere qual è la difficoltà che hai nell'apprendere, nello sviluppo del software di per sé. Se vedi che a livello hobbistico sei abbastanza fluente e produci valore aggiunto, è chiaro che uno potrebbe dire, perché molti sono partiti anche così, facendo magari quel gestionalino. Io, ad esempio, l'azienda l'avevo già, però un gestionale che era partito a fare anni prima è diventato poi la base in azienda di quello che è un gestionale che abbiamo venduto a diversi clienti, piccolino, per piccole e medie imprese, però... diciamo che lì, come dire, era la messa a frutto di cose imparate individualmente in questo caso su Delphi, perché parliamo di Delphi, ma come fare i frame delle interfacce, come renderle uniformi, come ereditarle, quindi come farci lavorare. E da quel punto di vista lì, poi nel momento in cui si è creata un'azienda, cioè da partire da una base di codice, si è messa quella perché era già pronta all'uso. E da lì si è partita e si è estesa, quindi funzionava per un cliente, è funzionato anche per gli altri da quel punto di vista. Poi sì, un gestionale Windows, quindi adesso si tende più ad andare verso il web, andrebbe svecchiato, però è qualcosa per clienti piccoli con cui magari quel gestionale ci ha permesso di, non so, entrare a, come dire, essere conosciuti, dopodiché magari devono, sì, è un'azienda con altri due soci, e quindi facciamo consulenza, sviluppo software, formazione. Lato formazione potresti dare un'occhiata a molte academy, so che lato web c'è un'azienda come Boolean, come, se me ne farò venire in mente altre, perché dopo sembra che voglia sponsorizzare Boolean, anche se, cioè, per dire, seguo su Instagram un ragazzo che ci lavora, che comunque fa un po' di scrivo ogni tanto di cosa parlano, cosa fanno, e quindi ce n'è una che fa pubblicità anche in TV, che se non ti assumono il corso te lo paghiamo noi. A quelli bisogna leggere anche il piccolo, secondo me, le diciture in piccolo, perché vedrai se ci sono degli asterischi, però è chiaro che secondo me quelle academy sono viste bene e un po' male, perché loro ovviamente le pubblicizzano fai questo corso, sei a posto, quindi sei tranquillo, puoi fare quello che vuoi. E mentre altri dicono no, ci vuole dell'esperienza, quindi se fai un corso anche di 6 mesi su questo non puoi dire di essere un sviluppatore. Secondo me, come dire, ci sta una buona via di mezzo, cioè secondo me ti danno un ottimo imprinting, soprattutto se gli insegnanti sono bravi nel capire le tecnologie, nel chiarirsi le idee su quali sono gli strumenti che si utilizzano. Poi l'esperienza si fa, però bisogna partire, e quindi hanno un loro costo, e quello è probabilmente lo scoglio, però secondo me, diciamo che nel campo del software sicuramente c'è molta necessità, quindi se vuoi intraprendere questa carriera, trovare un posto è relativamente facile, però essendo che c'è molta ricerca, ma c'è anche molto bisogno di figure un pochino, come dire, skillate, ma allo stesso tempo la percezione del valore è sempre quella di meno le paghiamo meglio, ci sono un po' delle maglie strette, cioè c'è ancora un pochino da raffinare la cultura del fatto che aggiungimi un pulsante, dai, ci vuole 5 minuti, è come io che dico al meccanico, dai, ripara quel motore, ci vogliono 10 minuti, cioè non lo so, non glielo dico,
posso avere questa percezione, ma sapendo che viene applicata su di me in maniera sbagliata, non andrò mai a dettare i tempi. Chiaro che se ho lo stesso problema, due meccanici, uno ci mette un'ora, l'altro ne mette otto, a quel punto ho, a parità di prodotto, potrei chiedere come mai e se vede, se la giustifica. Cioè, questo per dire che insomma, non è che uno dica che i tempi non sono validi o che non ci sia il meglio e il peggio, però per certi versi manca effettivamente l'idea di se ti chiede un software uno che zappa il giardino, sul giardinaggio saprà tutto, ma sul software purtroppo non saprà niente, avrà bisogno di... Quindi a volte ci sono delle metodologie che prevedono anche un coinvolgimento del cliente, tipo Agile, Scrum, eccetera, eccetera. C'è un ride. Grazie per il ride, Intramind. Grazie e benvenuto, quindi immagino che streammi, quindi io faccio... Mi saluta Padre Pio. Mi fa piacere, grazie per la benedizione. Non so che cosa porti, ma faccio uno shout out in fiducia. WhatsApp e Gameforge, quindi sviluppatore, per cui su questo andavo abbastanza sul sicuro, quindi però lo faccio, quindi ti suggerisco in fiducia, perché poi andrò a vedere che cosa porti. E poi grazie anche perché ho visto finalmente l'alert del ride. Da quando l'ho cambiato non... siamo gli unici due italiani che stanno portando sviluppo. Sì, non siamo tantissimi in questo momento, però in realtà ce ne sono di persone che streamano, e quindi dai che come sviluppatori ci impossesseremo di Twitch e... No, non dico andiamo a buttiamo fuori i gamer, perché quando smetto di sviluppare seguo i gamer, quindi io sono troppo vecchio per giocare, però mi piace. Anzi, stasera quasi quasi volevo fare un ride a un gamer un po' particolare, e quindi l'ho giocato assieme un paio di sere fa e mi fa molto ridere. Per cui io da Twitch Metrics risulto terzo in Italia, sono un professionista, quindi io non guardo le... Senti bene, quindi come dire, non guardo le live, cioè le metriche, non sono, cioè, faccio proprio a tempo perso, quindi però sì, non siamo tantissimi. Comunque poi andrò a vedere, anzi dopo poi finisce che me lo perdo, e quindi metto un follow e poi dopo vado a vedere, perché almeno... Buonasera a tutti i rider, benvenuti, scusate per... Capita poco di ricevere i raid, perché i gamer fanno con gamer, che sviluppa non c'è mai nessuno, poi è un orario un po' particolare, quindi benvenuti. Qui si stava parlando in realtà di programmazione in questo, un software con parecchia utenza, quindi sto perdendo tutti i messaggi che passano via troppo. E si stava rispondendo a un utente in chat che chiedeva appunto quanto si guadagna, e quindi lo abbiamo un pochino forse demoralizzato. No, in realtà diciamo che se ti piace è un bel mestiere, quindi il problema è che il coding è di nicchia. Ah, qui sopra sì, beh certo, però vabbè, intrattiene poco chi non ne capisce niente. No, ci sta, vabbè, ma però vabbè, infatti poi non... Cioè, se io dovessi intrattenere, penso che proprio parlerei... Non avrei neanche quei due viewer che ho. Per fortuna, magari a volte qualcuno che si collega è interessato a così vedere del codice, perché altrimenti... Vabbè, poi fa poi lo stesso, è come dire, insomma, uno fa quello che può, si cerca sempre di portare... quindi a parte le risposte che vabbè, alla fine secondo me non gli abbiamo risposto, però è una domanda a cui non c'è risposta, che purtroppo è troppo personale. Quanto si guadagna, quanto si può, cioè che la laurea non è richiesta, ovviamente non è richiesta essere bravi in matematica, però come dire, chiaro che sono tutti come dire dei plus se devi cercare lavoro. L'ideale sarebbe che una passione, avere quella formazione minima per poter entrare a lavorare bene in un team
dove hai magari dei senior che ti affiancano e tu riesci a lavorarci bene, nel senso a fare quello che ti dicono, ma anche a fare un percorso. In quel caso, dopo, ovviamente, quando puoi vantare un, come dire, una certa esperienza di lavoro in un'azienda magari che non è neanche piccolino, comunque particolare, e riesci a vedere un po' di tecnologie, dopo puoi guardarti in giro e dire vabbè, vado là, vado, meno che poi uno non dica smetto di fare, perché molti che poi, il problema dei coder, soprattutto quando hanno passione, è che non hanno uno sbocco professionale dal punto di vista di, cioè se tu vuoi continuare a scrivere codice, quando sei uno sviluppatore di esperienza, non è che puoi fare il mastro sviluppatore di codice, cioè se tu vuoi continuare a scrivere codice, quando arrivi a un certo punto non hai un, cioè o fai il project manager o fai il team leader, fai, cioè hai a che fare col codice, ma magari fai un lavoro più di organizzazione e allora hai degli ulteriori percorsi, altrimenti sei un coder esperto, quindi a meno di andarti, riuscire a venderti a qualcuno che valorizza la figura e quindi ti dà qualcosa in più, cioè non è che puoi scalare e dire vabbè, magari, cioè se vuoi continuare a scrivere code, cioè codice ovviamente, se invece vuoi fare qualcos'altro puoi ambire un po' a tutto, però insomma, c'è anche un po' quel problema lì. Ad esempio, io sono appassionato al codice, posso fare, cioè faccio il super consulente, però come dire, a un certo punto se voglio continuare a fare quello, a volte insomma, faccio anche dei, quindi, lavori umili, perché alla fine in un certo senso non c'è altro da fare. Bene, che stavamo dicendo? Ah, chiaramente interessante. Ci sono comunque dei canali che ti posso suggerire, se cerchi su YouTube Developer Life, che è un canale di Michel Murabito, ha fatto un canale dove appunto parla di queste cose, cioè la vita dello sviluppatore, nel senso di rispondere alle domande, tipo quanto si guadagna, come ci si può organizzare, ma dovrei essere più... Cerchi Murabito, cerchi Developers Live e trovi. Ha un canale che qua su Twitch però non stream, salvo qualche evento particolare, quindi però ci sono dibattiti su queste domande e so che ne ha parlato, e quindi vedendo qualche filmato condivido, insomma, quello che generalmente divulga, però ce ne sono anche altri su YouTube che parlano. Qui c'è anche ad esempio RIP che ne parla, che quello è un canale, Retire in, come si chiama, in Progress è il nome completo che c'è sia su Twitch, che è anche un canale, anche lì parla un po' di, è un ex sviluppatore Google e quindi è uno, cioè, ha una certa esperienza. Cioè io poi li suggerisco perché appunto io, a parte l'esperienza personale, comunque su queste cose, come parafrasando un telefilm, non ne so niente. Programmazione, non ne so niente. Donne, beh, niente. Quindi, no, vabbè, questa era una citazione di un telefilm di Friends. Di cosa siete esperti? Pulcini? No. Donne? No. Quindi... Dunque, quindi stavamo parlando di XML, ok, di MS Build, quindi c'è un po' di documentazione qui, anche se poi mi pare di capire che fondamentalmente questi file XML di progetto siano... Gatto, puoi evitare di grattare la carta che si sente? Si è fermato subito, è incredibile. C'è il cartone di Amazon e se lo sta grattando agevolmente il cartone. Stai disturbando la live. Il gattaccio. Grazie del follow. Non mi dice chi è. Non riesco a leggere. Ah, probabilmente è la notifica un po' in ritardo. O forse non arriva sulla chat. Vabbè, c'è l'Ale. Grazie del follow. E dopo verrò a vedere un po' le live, così almeno vedo gente capace, imparo qualcosa. Dicevo, secondo me questi progetti qui fondamentalmente sono property group e alla fine, come dire, basta
basta in un certo senso capire che proprietà sono e tirare fuori, ma ognuno ce l'ha custom, quindi server name, connection string, quindi è un gruppo di questa roba qui. Item group sono i file, però direi che questi non ci interessano perché non va ad elencare i file. Quindi ci sono i task che sono le cose per la compilazione, i vari profili. A noi che ci può interessare, dando un'occhiata come è fatto il file, c'è un bel po' di roba, però alla fine basedir mi piace perché c'è Embarcadero, c'è CodeGear, c'è Borland sopra, cioè meno uniformate. Non capisco come mai ci finiscano dentro anche tutte le cose su Android, iOS, visto che dovrebbe essere un'applicazione in teoria solo Windows, per come l'abbiamo iniziata, però ecco, forse il logo potrebbe essere interessante, l'icona, vedere qualcosa del genere, oppure Sanitize Project Name, ecco, potremmo tirarci fuori un po' di questa roba qui. È vero che stando in questi property group te li devi scandire tutti o andare con XPath o qualcosa del genere. Main source, subtype application, framework type, però ad esempio potremmo estrarre informazioni sul framework type, quindi perché io immagino che ad esempio vediamo se c'è qualcosa di diverso. Se io vado nei documenti e vado negli altri progetti, di esempio, che qui è una cartella con dei progetti sparsi dappertutto, tipo la Moving Earth, la nostra terra rotante che abbiamo fatto in una precedente live. Se vado ad aprire questo con code mi aspetto di trovarci, esatto, FMX, quindi quasi quasi mi salvo anche questo, appena abbiamo un confronto con l'altro XML. Quindi Moving Earth, la terra che ruota, FMX, così vediamo quali cose sono uguali e quali cose sono ad esempio diverse, ma mi sembra che grosso modo Sanitize Project Name ce l'abbiamo anche qui, abbiamo proprietà un po' diverse, abbiamo dei package diversi perché i progetti sono effettivamente diversi. Quindi vabbè, come dire, quindi abbiamo il path qui, è la nostra ricerca file, potremmo farci una funzioncina, quindi facciamo una class function, la chiamo getInfo, poi la andiamo a eProjectFile string, e che roba tiriamo fuori? Non ne ho idea, però potremmo fare un tproject info, facciamo un record perché mi piace, cioè sta usando troppa, quando usa la GPU per queste cose, l'editor, e ho OBS che va, c'è proprio il fa una fatica, a fare, come dire, l'aggiornamento, dovrei disabilitarli magari sul code insight, qui sembra che sia qui. Allargami un po' la Insight Option. Dov'è che usava, si sceglieva la bisciolina, forse su Error Insight. Rendering Style Classic. Allora c'è già Classic, quindi Errors Only, va bene. Volevo vedere se proviamo, no, volevo un'altra opzione, questa qui, magari provo a spegnerlo visto che
usa un po' di grave, tanto la mappa del codice per due funzioni, direi che non la minimap, il minime, non ce ne facciamo nulla. Allora, qui abbiamo, beh, già un po' migliorato, quindi T project info, ok, e andiamo a recuperare le informazioni e estraiamo qualcosa, ad esempio project name, o come si chiama, il main file, come si chiama, il main source, app type, application, quindi in questo caso possiamo tirare fuori questa roba qui, string main source, ma giusto per avere un esempio, e il dov'è il framework type, così sappiamo se VCL, FireMonkey, e anche il version, il project version, che magari ci dice la versione di Delphi che abbiamo. Quindi implementiamo, implementazione, andiamo a ok, così si vede bene forse. Andiamo a accedere al file XML, quindi dovremo usare la unit, come si chiama, XML DOM, forse. XML non è XML DOM, no, DOC. Ah, sorry, ci mancava una virgola, che dovrebbe contenere la unit. Allora, facciamo doc txml document create, qui mettiamo senza owner, potrei usare anche il documento, però free, ok. E in questo modo abbiamo il nostro componente. Load from stream, mi chiede l'encoding eccetera, partiamo da un load from file, poi se abbiamo problemi ne parliamo. Il percorso lo passo qui, ok, quindi a questo punto dovrei andarmi a caricare il file che vedevamo prima, quindi questa roba qui. Quindi ho il project, che è il nodo principale, quindi il mio root, doc dom document, abbiamo un qui è proprio l'implementazione dei DOM a tutti gli effetti, ma non abbiamo un altro modo di, come dire, root, no, select, sono veramente arrugginito sull'XML in Delphi. Perché non vorrei caricarlo tutto e parsarlo, ma mi piacerebbe leggerlo in modalità, cioè con un XML reader o qualcosa del genere. Non mi ricordo qui se c'è qualcosa del genere. Sarebbe anche il data binding, tutta la cosa da fare, però in realtà non vorrei appesantire troppo il nostro... Ah, è vero che ci sono anche i vari vendor. Quando si lavora qui in XML hai tutti i vendor tra cui scegliere, quindi puoi utilizzare
come dire, quello di Microsoft, quindi diciamo che va via abbastanza standard, oppure anche la OmnixML, che è il questo sito, non so se sa che sia stato archiviato, sicuramente è stato migrato su Project Source Wikis, sicuramente l'hanno migrato su GitHub, quasi sicuramente. Cioè, ormai qui chi è che usa, come dire, progetti Google, direi che non si usano più. OmniXML, vediamo se lo peschiamo. Exported, c'è gente che ha esportato da, però mi sembra che manchi quello ufficiale. Sono tutti fork dello stesso, mi viene da dire. Ok, demo, vediamo un attimo se c'è un modo o meno di con XPath. XPath è un qualcosa che ci può tornare utile, questo file list non ho idea se, vediamo come lavora, visto che ce l'abbiamo fatto, fatto da mitico Primoz Grabielgic. Execute, c'è il document element, davvero, a vedere se che un XML node. Oh, ok, così si può andare a come dire find, quindi questa è la root, quindi io potrei andare sulla child nodes e trovare, fare la get o la find di del nodo project. No, in realtà sono già su project. Però siccome qui ci sono dei nomi univoci, perché non usare un XPath? Che magari può essere più pratico. Document element if XPath expression, expression list, XPath select. Questa è una funzione di qualche libreria o viene solo invocata? No, viene solo invocata, quindi potremmo provare a utilizzare questa. Potremmo utilizzare questa e andare a mettere nelle uses internal strano che sia stato importato così, forse per evitare, come dire, di procedure XPath select, perfetto, quindi abbiamo un path evaluator, però secondo me sarebbe stato più corretto, come dire, muoverci sul property group, sul primo property group e tirare fuori, vabbè, questo tanto hanno un percorso assoluto, quindi va benissimo.
Dov'è il demo? Qui. Quindi quello che dovremmo fare è con XML DOM accedere al nostro query node e fare XPath select con la nostra expression. Quindi se io vado nel mio codice, non nel form ma qui in core, potrei provare a estrarre questa informazione in questo modo: XPath select, mi dice passami il nodo, ti passo il document element e questo che è una stringa, quindi infatti è questo che non capivo qual era il problema. XML document di che tipo è? È un AXML document, perfetto, che viene creato. XML load from ANSI string. Qui diciamo che è tutto orientato a usare un provider specifico per come parser dell'XML, però potremmo anche, come si chiama la funzione, load from ANSI string, quindi vado dritto su questo OpenXML. Fermati, XML, anzi cerchiamo internal omni XML. Non capisco perché quando sono in live ma scuse. Dovremmo impostare il vendor, secondo me. Diciamo che questa roba è un po' vecchiotta, Quindi dobbiamo usare questa funzione. Qui bisogna vedere qual è la versione che hanno integrato. Metterà un po' a cercare, altrimenti ms xml delphi xpath xpath queries fail, non è bello da vedere perché magari usa sempre il document element. Select nodes, select nodes, fammi capire. Select, non c'è select nodes, l'hai visto? Ma c'è da castarlo al tipo giusto probabilmente. Run path query. Scusa, però è
È un po' che non uso l'XML qui e sono veramente arrugginitissimo. Ok, questa è l'interface. Document element a child, ok. Working with a node value, child nodes, ok, child values, perfetto. Allora, quindi questo dovrebbe andare, cos'è che usava? Il document element. Child nodes, quindi dobbiamo entrare nel property group non child values, child nodes, grazie, e qui ovviamente potrò scendere ancora. Adesso ho butto giù giusto per fare una prova, però. Allora, facciamo così, vado a capo, così è più leggibile. Proviamo a recuperare l'app type. Ok, text o value, quello che è. Allora, qui facciamo l property group. E becchiamo questo, poi facciamo app, anzi result app type del punto uguale property group, c'è il nodes app type text, result main source, stessa cosa, ok, il nome è main source, result framework type, e anche questo si chiama praticamente uguale. Ci manca l'ultimo, che ha come nome project version, che deve i suoi dati a project version. Queste sono tutte interfacce, quindi parte che poi recupero il text, per cui allora una cosa da fare qui, info t project info, così abbiamo anche questo da valorizzare. E cosa facciamo? Proj find first, la cosa ideale sarebbe allora l file entry punto uguale tutta questa roba qui, ok, a cui eventualmente andiamo ad aggiungere roba, info get info, search rec, anzi questo è il nome del file, quindi project file è questa roba qui, qui possiamo semplificare, qui voleva tutto, quindi in realtà cosa gli ho passato? No, gli devo passare il project file
e lui mi dà le varie news e poi finisce qua dentro. Ok, proviamo a vedere se... No, non volevo mettere un breakpoint, ma... Cioè, volevo mettere un breakpoint, quindi... Ok. Fammi vedere se recupera le funzioni giuste, le proprietà giuste. Allora, find, vediamo... Siamo entrati da qui. Property group, qualcosa ottenuto, uptype, package, ottimo, source, c'è il nome del wizard, type, VCL, project version 19.5, 19.3, questo è stato fatto un po' prima. Invalid pointer operation. Questo perché secondo me non è però questo, bensì questo, che però non ricordo dov'è. XML intf, ok. Andiamo ad aggiungerlo qui alle... int sono fuori di melone. Interface doc, ok. Essendo un interface non devo fare ovviamente il free, quindi diventa tutto lineare così. Forse ho eliminato troppo. No, era giusto, mancava solo la contestazione. Ok, chiaramente dovremmo vedere se qualcosa è visibile. Adesso richiamo la finestra, abbiamo messo un single line text, potrei mettere anche due label o qualcosa in più. Scusate se bevo, ma... E questo era la mia label che non avevo più allineato perché allinea con margini, e mettiamo un font. Mettiamo il font di massimo, ovvero il bold, massimo bold, ok, questa era molto brutta. E sotto ne metteremo un'altra, ok, questa volta più piccola, normale, stesso font. No, ho cambiato l'altro, mannaggia. Vabbè, tanto li posso cambiare di posto. Anzi, doppiamente utile, perché questa era già... Allora, questa la chiamiamo, questa label, la chiamiamo Entry Framework Label. Quindi, quando andremo a chiamare il codice qui sul click, mi dirà appunto, avevamo provato anche l'int che non andava, quindi
entry path, no, entry framework label caption, andiamo a mettere entries punto info punto framework type si chiama. Ok, vediamo se riesce a caricarla da tutti. Se mi dà un errore sparato nei denti andremo a vedere che problema ha, ma è chiaro che la fotografia di prima diventa molto molto più lenta, quindi però ha più senso che venga cacheato. Ovviamente ci sono dei NAN VCL, dei NAN cosa vuol dire? Che non sono fatti con nessun tipo di FMX, quindi saranno secondo me sono delle console o qualcosa del genere. Però ecco, le ha caricate e quindi siamo per così dire quasi a posto. L'unica cosa in un certo senso, però vedo che è abbastanza lento. Non abbiamo altre alternative tipo un sax mode in XML, come c'è questo OXML che forse ci può aiutare. Sarà un Open XML alternativo. Cioè la mia idea example order, quindi qui c'è da sax parser. Allora torniamo indietro. Sax way to form però c'è questo sax parser che cerca i token. Ma se potessi non andrei a coinvolgere librerie di terze parti, anche se mi sa che anzi, proprio no. OXML bot performance, better with in mind, written features, ok. Independent software vendor. Ok, quindi questo è un technology partner, un'azienda che rivende questo tipo di qui si usa Microsoft XML, potrebbe essere interessante. Cioè noi basterebbe iniziare a leggere le prime righe e poi chiudere il file, quindi quello è un po' il concetto in un certo senso che andremo a ricercare. Qui si direbbe esserci qualcosa che può fare nel caso nostro. Usa un po' troppo da vicino le feature di Microsoft XML, però a tutti gli effetti ad oggi è anche vero che poi ci interesserebbe anche vedere se il file è ben formato,
oppure no. Quindi io quasi quasi lo lascerei così com'è. E qui addirittura usa Ado. C'è l'SDK. DOM XML DOM node. Ok. Ah, ok, c'è la gerarchia delle interfacce. Ci vorrebbe qualcosa di più easy da utilizzare, come dire, dal punto di vista del... Però non mi dispiace quello, perché il concetto qual è? Che l'XML in Delphi usa un componente in cui si può impostare il vendor, cioè ci sono delle funzioni generiche che lavorano con qualsiasi, come dire, libreria per l'accesso a file XML, e quindi in base al vendor è come dire, ho standardizzato in funzioni comuni l'accesso all'XML, come si fa con l'accesso ai dati, con altre cose. E a seconda del vendor che scelgo importo un motore, cioè dico ok, faccio la funzione select node o get node, cerco un nodo, a seconda del vendor che ho scelto può usare MSXML che è basato su COM, una cosa di Microsoft, OpenXML che è un'implementazione alternativa di gestore di file XML, quindi qualcosa che riesce a interpretarlo, oppure usare un altro provider. E usando il provider specifico si può castare all'interfaccia esposta dal provider, quindi il provider su un'istanza concreta usando l'interfaccia si trasforma il nodo generico XML, quindi c'è un'interfaccia generica che è questo XML DOM node in XML DOM element, cioè elemento del DOM XML, cioè elemento interfaccia che rappresenta ciò che viene implementato dalle classi del driver per Microsoft XML, che è l'engine che viene usato, quindi l'implementazione COM di Windows che viene usata per interpretare i file XML. Quindi tutto corretto, però ancora qui l'hanno proprio tirato dentro brutale, sono stati un po' brutteloni. Vantaggio: ho provato a utilizzare questo scritto io qualche tempo fa, ti invio i file, cioè hai fatto un parse XML. In realtà io ti direi che potrebbe anche non interessarmi di parsarlo come XML specifico, perché sento che mi interessano dei tag molto particolari, potrei anche scansionare il file a ricerca del primo gruppo di proprietà, trovare fuori l'elemento e salvarmelo. Quindi che load XML parsa, crea un DOM, crea degli oggetti, poi dopo io gli vado sull'oggetto XY. L'approccio invece SAX è: ti apro l'XML, te lo leggo un po' alla volta, e man mano che trovo delle cose ti dico, ho trovato qualcosa, è un elemento, è il primo elemento, è l'elemento di apertura di un elemento, quello di chiusura, quello, cioè a tutte queste ti segnala. Ad esempio io quando trovo un elemento e cerco l'elemento per, come si intende, per nome, quando ho trovato quel nome dico ok, l'elemento è questo, carico il testo e se è l'ultimo. Però bisognerebbe anche stabilire quando abbiamo finito. No, se hai qualcosa da passarmi lo esploro volentieri, tanto poi sono le 11:30, quindi questa sera abbiamo fatto molte chiacchiere, ma ci sta comunque, le live sono fatte anche per questo, quindi, e qualcosina abbiamo estratto. Diciamo che appunto vorrei... Queste sono tutte le interfacce
di primo livello, dovrei riuscire a leggere quantomeno i primi elementi, quindi perché se uso XPath vuol dire sempre caricarsi tutto il file, invece vorrei mantenerlo leggero e quindi lavorare sulla stringa. Però io farei una cosina più migliore, nel senso che mi tengo per buono questa routine che comunque carica un discreto numero di file, cioè un bel numero di file, è rallentato un pochino, ma effettivamente il fatto che ci sia da parsare, leggere qualcosa su n.000 file ci sta che rallenti. Però ecco, questa cosa la tengo un attimo lì e quello che andrei a fare la prossima volta è il plugin per estendere la welcome page, cioè magari un'implementazione che ci apre la shell, cioè iniziare a mettere in quella nostra control list che abbiamo fatto con i percorsi che abbiamo visto prima nella finestra principale, qui un pulsantino per, non so, copiare il percorso, magari un pop-up menu, qualcosa del genere. Prossima volta lavoriamo secchi, come dire, andiamo dritti sul codice, cerchiamo di produrre qualcosa di sensato e poi vediamo come integrarlo nella welcome page, che è una cosa carina e quindi ci sta magari provarla, fare una prova e vedere cosa esce fuori. Però sì, piuttosto che XML io quasi quasi lo aprirei proprio come stream, faccio una read finché non trovo come token quello che mi interessa nell'ordine in cui mi aspetto di trovarlo e me lo estraggo. Però ci sta anche che faccia il parse, metti che il file di progetto sia corrotto, qualcosa del genere. Ci rifletto un po' su, quindi giusto per... L'idea comunque sarebbe quella di dire almeno riconosco il framework, metto l'iconcina, quindi metterò l'icona FireMonkey o VCL a seconda del caso. Il progetto magari, se è un'applicazione, se è un package, se è un'app console o qualcosa del genere, e potrebbe essere in questo caso interessante. Muy bien, dai, io sono peccato perché sono in procinto di crollo in un certo senso e quindi torno qui in questa videata, così ci facciamo i nostri saluti, mi vado a vedere se c'è qualcuno a cui fare il ride, anche se una mezza idea ce l'avrei, ma vedo se c'è gente che fa coding, così questa sera promuoviamo, come dire, anche chi fa questo tipo di attività, visto che l'abbiamo ricevuto, almeno lo rendiamo. Sì, non voglio sentire me stesso, grazie. E ci sono, no, che sviluppa al momento non vedo nessuno, mannaggia, non c'è mai nessuno che sviluppa, niente, adesso proverò a fare fai da questa persona che vediamo, porta contenuto per adulti addirittura, e sono curioso di vedere cosa dirà se per caso gli faccio un ride. Allora, quindi la prossima volta ci facciamo l'estensione per la welcome page, molto probabilmente sarà di giovedì, perché sì, ripristiniamo la giornata originale, anche perché mercoledì sono impegnata. In tema di Premartin, buon nuit a tutto il mondo, esatto, quindi andiamo a fare il raid al Toca, così se non lo conoscete, se ci sono anche dei gamer che guardano, diciamo che non bisogna essere particolarmente, come dire, cattolici, perché bestemmia come un turco, anzi come un toscano, perché è toscano, però non mi sembra di avergli mai fatto un raid, anche se qualcuno da qualche parte probabilmente prima o poi ci sono finito, perché
non è anche abbonato e mi fa troppo ridere quindi quando gioca, e quindi per cui direi che per stasera chiudiamo qui. Di nuovo, come sempre, grazie a chi c'è sempre e che fa sempre compagnia, fa sempre, come dire, aiuti assolutamente indispensabili per saltarci fuori. Grazie anche a Intramind, di cui adesso andrò a vedere subito il canale per vedere che cosa porta, e per il ride, quindi preparo il ride, quindi rimanete solo per il ride, così vedete anche un po' di giocatori, come direbbe lui, professionist. Che professionist, che cavallo, e voglio vedere se sa che cosa porto io, perché non penso che lui sappia che faccio streaming non di giochi, ma però insomma, visto che abbiamo giocato un paio di volte, ci sta, via. Non gli porto tante persone, ma pochi maboni, come si suol dire. Quindi grazie di nuovo, vi ricordo sempre Telegram, c'è il comando Telegram per il canale dove metto gli aggiornamenti, non rompo le scatole, non scrivo messaggi, perché non è... è solo proprio un canale di veicolazione news, quindi potete entrare tranquillamente dove scrivo sempre le live, oppure c'è il mio sito e c'è il calendario dove appena, come dire, l'ho programmata, vado sempre a mettere la live successiva. Poi c'è LinkedIn, chi mi segue su altri social, se mi scordo qualcosa trova lì, quindi, ma indicativamente direi che ci vediamo giovedì prossimo, anche per un saluto, tra il resto, perché poi faccio un po' di vacanza e non mi riposerò, perché comunque dovrò studiare un po' di roba, quindi ci sta, alla fine dovrò dedicarmi allo studio sotto l'ombrellone, però mi studierò anche delle cose nuove da portare qui, che non ci stanno male, quindi di solito, per cui tutto a buon rendere. Quindi rimanete per il ride, grazie di nuovo a tutti per la presenza, per il ride, per i nuovi follower, eccetera, e alla prossima settimana. Ciao e buonanotte.